Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah che si stanno affaticando e rischiando la propria vita per spingere questa verità in questi ultimi giorni. Shalom. Sono il fratello Yaraya Yashar Allah della Great Millstone GMS, Campo d'Italia. E questa lezione che voglio fare è ispirata dalla lezione che ha fatto il fratello Kalam, che è quello che state vedendo sullo schermo, e questo è il suo canale. Lascerò un link del suo canale, sottoscrivetevi sul suo canale perché il fratello fa dei video molto edificanti, ok? E appunto faccio questa lezione perché ascoltando l'ultima lezione che ha fatto ha detto delle cose che volevo proprio approfondire, e spero che sarà una lezione edificante nel nome del Padre Yahweh Bashem Yahoshai. Iniziamo, vi faccio sentire. È nei Proverbi, Sallachio. Proverbi capitolo 1 versetto 7. Il timore del Signore Yahweh Bashem Yahoshai è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Quindi il timore dell'Altissimo è l'inizio della sapienza. Ok? Quindi noi abbiamo la luce, la conoscenza per mezzo di Yahweh Shai, per mezzo dello Spirito che ci manda Yahweh Shai nel suo nome, come ci dice, come ci ha detto in Giovanni al capitolo 15, perché senza il nome, senza la verità del nostro Signore, senza il Re dei Re, ok, senza il Figlio diletto dell'Altissimo, noi non andiamo da nessuna parte. Non facciamo nulla, non facciamo. Khan, questo è quello che ha detto, che mi ha incentivato, come si dice, a fare questo video qui. Il fratello dice che senza il Re dei Re, senza Yahweh Shai, figlio diletto del Padre Yahweh, senza Lui, non andiamo da nessuna parte. Infatti, come dicono le scritture, Yahweh Shai, anzi, andiamo a prendere le scritture. Eccoci qui. Questo è il libro di Giovanni 14. Ne leggeremo parecchio da questo libro oggi. Il versetto 6. E Yahweh Shai gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, nessuno viene al Padre se non per me. Se voi mi aveste conosciuto, conoscerete anche il Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Perciò Yahweh Shai qui dice che lui è la via, la verità e la vita. Che nessuno può arrivare dal Padre se non per Lui, se non attraverso Lui. E questa è una confusione che le religioni hanno fatto, soprattutto Islam, ok? Infatti i cristiani intanto non conoscono il Figlio, non conoscono il Padre, perché non conoscono il suo vero nome. Come abbiamo sempre insegnato, il suo nome è quello che fa la differenza. Ok, come dice il libro di Atti qui. No, dovrebbe essere prima. Ah, questo dice Fatti. Libro di Atti, capitolo 4, versetto 12. Mettiamo
questa versione che è più. Versetto 12, che dice, perdonatemi, dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dagli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, ok? Non c'è un'altra via di salvezza, perché non ci è stato dato altro nome. Perciò tutti gli altri nomi che le chiese stanno chiamando, che non sono il vero nome ebraico suo, tipo Gesù, Jesus e tutto il resto, sono nomi falsi, ok? Sono nomi ingannevoli che non vi portano da nessuna parte. E lui è un ebreo israelita dalla tribù di Giuda e ha un nome ebraico, come è stato scritto nell'antichità. Cioè, uno non può andare da un paese all'altro e cambiarsi il nome così. E questo è l'inganno che hanno fatto. Poi, per non parlare dell'Islam, che lo classificano come un profeta. Sì, Yahweh Shai è un profeta, ma c'è una cosa diversa. Lui è stato mandato dal Padre, ok? Lui è il nostro mediatore. Attraverso lui possiamo arrivare al Padre. Non possiamo arrivare direttamente dal Padre. È il mandato del Padre. Perciò non possiamo saltare il suo passaggio e arrivare dal Padre direttamente. Non lo meritiamo, non siamo nessuno. Perciò è molto importante questa cosa qui. Yahweh Shai dice che lui è la verità, è la via che porta alla via eterna. Prendiamo un altro libro. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 5, che dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'unto Amashiach Yahweh Shai, uomo, ok? Che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa al suo tempo, ok? Non c'è un altro mediatore, ok? Dov'è? C'è solo un Dio, il suo nome è Yahweh, ok? E c'è solo un mediatore fra Dio e gli uomini, ok? C'è solo un mediatore fra Dio e gli uomini. Perciò gli uomini non possono arrivare al Dio senza questo mediatore qui. C'è solo un mediatore e il suo nome è Yahweh Shai. Il suo nome è vero nell'antico ebraico, ok? Tutti i nomi che chiamano tutte le altre religioni sono falsi. L'Islam scrive la sua storia, ok? Perché il libro del Corano che usano i musulmani è venuto fuori dalla Bibbia. Hanno preso la Bibbia, hanno copiato la stessa cosa, hanno cambiato poche cose, un po' di cose, ok? E non accettano che Yahweh Shai è il figlio di Dio, nonostante tutte le prove che si è fatto vedere nel libro, ok? Perciò spero che con questa lezione sto facendo vedere delle cose. Prendiamo un altro Vangelo di Giovanni, ok, capitolo 10 e versetto 9. Cioè, la Bibbia è piena di tutte queste cose, anche nel Vecchio Testamento, tipo Isaia, che prenderemo anche. Versetto 9, capitolo 10 del libro di Giovanni: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Ok? Yahweh Shai è la porta, è lui che parla qui. È la porta che conduce al Padre, Yahweh, ok? Com'è che ce ne sono delle gerarchie, per esempio, al posto di lavoro? Avremo i capi e i presidenti del lavoro, ok? Che spesso sono dietro le quinte. E poi avremo anche dei preposti. Non possiamo andare direttamente dai presidenti a parlare dei nostri problematici. Parliamo prima con i preposti, che i preposti poi portano voce al presidente. E la stessa cosa, la stessa gerarchia c'è. Il Padre ha mandato il suo figlio come mediatore tra lui e noi uomini, perché noi uomini
non meritiamo proprio niente dal Padre. Abbiamo sempre peccato, soprattutto la casa di Israele. Siamo sempre andati dietro, ci siamo sempre andati contro i comandamenti, perciò non meritiamo di parlare direttamente con il Padre. E chiunque vede il Padre dunque morirà, come dice il libro di Levitico, quando il Padre ha fatto vedere le sue spalle a Mosè, ok? Prendiamo un altro Vangelo, libro di Romani, capitolo 10 e versetto 9. Dice: perché se con la bocca avrai confessato Yahweh Shai come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà salvato, ok? Se noi confessiamo Yahweh Shai come il Signore, ok? Non confessare Gesù, Geova e tutto il resto, perché sono nomi falsi, ok? Questi sono inganni. E coloro che stanno profetizzando questi nomi, li verrà chiesto, verranno puniti dalla distruzione che sta per arrivare. Se noi confessiamo il nome vero Yahweh Shai, infatti confessando questo nome viene con un sacco persecuzione, perché la gente ti vede fuori, dicono che tu stai profetizzando un nome che non abbiamo sentito mai. Infatti questo nome è stato tenuto segreto per tanto tempo, ok? Il Padre ha fatto sì così. E ricordatevi che la strada che conduce alla morte è quella larga, e saranno molti che andranno attraverso, tutte le chiese, tutta questa moltitudine andranno alla distruzione, tutta la moltitudine chiamando Gesù e altri nomi, Isa, Buddha e tutto il resto, saranno distrutti. Solo coloro che saranno salvati saranno coloro che confessano il vero nome di Yahweh Shai. Ok, il suo nome è Yahweh Shai, e come ha detto il fratello, senza Yahweh Shai non facciamo niente. È stato guidato proprio dallo Spirito a dire questa frase qui. L'ho sentito, ho detto no, devo fare una lezione subito. Prendiamo sempre il libro di Giovanni, prendiamo altri due e chiudiamo questa lezione che non la volevo tenere lungo. Capitolo 3, versetto 36, che dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Yahweh rimane su di lui. È chiaro qui, ce ne sono molti precetti, molti versetti. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio, che chi è il Figlio? Yahweh Shai, ok? Non vedrà la vita eterna, ma l'ira di Yahweh rimarrà su di lui. Perciò tutti coloro che appena sentono dire Yahweh Shai dicono: oh, questo è un nome che non ho mai sentito. Va bene, andate avanti e credete ai nomi falsi che i vostri padroni di schiavitù vi hanno messo in bocca. Per non ricordarvi che la prima navicella che è scesa in Africa a prendere i veri figli di Israele in schiavitù si chiamava Gesù di Lubecca, ok? È un nome che non esisteva fino a 1524, ok? Perché la lettera G non era in esistenza, ok? La lettera G è stato creato da un italiano che si chiamava Jean Trivella, se non sbaglio, nel 1524, ok? Lui ha creato questa lettera e boom, hanno falsificato tutto, tolto il nome vero dalla bocca dei schiavi, così non potevano chiamare il nome del loro potere, così potevano rimanere sempre in schiavitù. Prendo un altro versetto dal libro di Giovanni, capitolo 5, versetto 23, che dice: affinché tutti onorino il Figlio Yahweh Shai come onorino il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato.
Ok? In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E vedete quanto è questa cosa qui. Molti non accettano questo nome che noi stiamo predicando, che è il nome vero. Preferiscono accettare il nome falsificato. E cosa è? Non avranno la vita eterna, saranno distrutti, ok? Questo è un giudizio, ok? Allora, per chiudere questa lezione, vado a prendere il libro di Isaia, così non sembra che non ho preso nulla dal Vecchio Testamento. Questo è l'Isaia profetizzato, l'arriva del figlio del padre, versetto 6. Allora, leggerò dal versetto 5. Ok, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, sarà per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il dritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore Yahweh degli eserciti. E questo sta parlando del suo figlio Yahweh Shai, perché quando torna Yahweh Shai verrà a stabilire il suo regno, il regno che durerà per sempre. Gli americani non ci saranno più, saranno distrutti. I russi saranno distrutti. Nessuno potrebbe alzare le mani contro il regno che verrà stabilito da Yahweh Shai. Sarà un regno che durerà per sempre. E queste sono delle cose scritte fin dall'inizio. Il padre conosce la fine fin dall'inizio, perché è una storia già scritta, è una storia già programmata. E le parole del padre dureranno per sempre, anche dopo la distruzione, perché il padre ci tiene molto alle sue parole. Non è un uomo che dice cose e non lo fa. Perciò, senza Yahweh Shai, il figlio del padre onnipotente Yahweh, non c'è nulla, non c'è salvezza. Parteciperai pienamente nella distruzione che sta per arrivare. Detto questo, voglio tornare al fratello. Ok, camminiamo nella luce e iniziamo a conoscere e a temerla soprattutto. E quindi poi quando lo temiamo, come ci dice il libro dei Salmi, il principio della scienza, gli stolti disprezzano la saggezza di istruzione, quindi il timore dell'Altissimo è l'inizio della sapienza. Ok? Quindi noi abbiamo la luce, la conoscenza per mezzo di Yahweh Shai, per mezzo dello Spirito che ci manda Yahweh Shai, nel suo nome, come ci dice, come ci ha detto in Giovanni al capitolo 15, perché senza il nome, senza la verità del nostro Signore, senza il re dei re, ok? Senza il figlio diletto dell'Altissimo, noi non andiamo da nessuna parte, non facciamo nulla. E come avete sentito, senza il re dei re, senza Yahweh Shai, noi non andremo da nessuna parte. Lascerò il link del canale del fratello sulla descrizione, sottoscrivetevi. Spero che questa lezione è stata edificante, e lo dico nel sacro nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità,
pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah sparsi nei quattro punti della terra. Alla prossima, Shalom.